Sono Giuseppina Ranalli, responsabile dell'Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo e ho aderito all'iniziativa di sensibilizzare i cittadini abruzzesi a partecipare al 7° censimento dell'agricoltura perché ritengo che solo attraverso una completa e dettagliata informazione statistica del settore agricolo e zootecnico sia possibile programmare adeguate politiche per lo sviluppo rurale del nostro territorio, garantendo la sostenibilità ambientale e tutelando al contempo le produzioni locali e le nostre numerose tipiche eccellenze. Per raggiungere efficacemente questi obiettivi è necessario il contributo di tutti i cittadini che praticano l'agricoltura, anche se non in modo esclusivo o anche solo per autoconsumo. Sapere come sono usati i terreni agricoli, cosa si coltiva, quali sono le superfici investite, le pratiche agricole adottate, quali sono gli allevamenti, è indispensabile per le decisioni da assumere. Compilare il questionario del 7° censimento dell'agricoltura non è quindi solo un obbligo di legge, ma un'azione necessaria che va a vantaggio del mondo agricolo della Regione Abruzzo, dell'ambiente e delle economie locali. Grazie per il vostro contributo. Salve, il 7° censimento generale dell'agricoltura si chiuderà il 30 giugno prossimo. Si tratta di una rilevazione che produrrà dati cruciali per la nuova politica agricola dell'Unione Europea, che la crisi pandemica e il Green New Deal hanno decisamente orientato verso la sostenibilità, la tutela e la manutenzione dell'ambiente. Sapere cosa, come, con quale intensità l'agricoltura e l'allevamento producono per nutrire la popolazione e fornire materia prima all'industria, già a partire dalle modalità minime dell'autoconsumo e dei beni comuni, faciliterà la messa a punto della programmazione con cui Stato e Regioni risponderanno alle nuove strategie che l'Unione Europea ha adottato per sostenere nei prossimi anni lo sviluppo, gli investimenti, l'innovazione, l'introduzione di nuova tecnologia, i finanziamenti nel settore agricolo. Con l'obiettivo di garantire alimenti sani, economicamente accessibili e sostenibili e remunerazione alla catena alimentare, di sviluppare sistemi alimentari con al centro la salute e il benessere delle persone, la loro competitività e resilienza, per far fronte ai cambiamenti climatici, per proteggere l'ambiente e la biodiversità. Partecipare al censimento, insomma, è un impegno sociale che facilita quello che, come agricoltori, vi siete già assunti per produrre cibo per la comunità e mantenere il territorio.